Togliamo queste che non ci servono, facciamo così e smutiamoci sotto sotto. Sound my zoom. Bon Activate. Oh! voyage! Oh! Wow! Oh! È arrivato. Grazie Dansal per la tua sub da User 7 joined your mesi. channel. Grazie User anche al joined your dottor channel. Nicolas. Non lo pacciano più FIFA, una volta User joined your il channel. 20 lo pacciavano ogni settimana. Ma guarda, grazie al Quando avevo cielo che non lo la DSL, toccano, guarda. adesso non lo pacciano mai più invece. No, è che lo pacciano ma non te ne accorgi, secondo me. Più merda di così ormai. No, Sì, lo perché non fanno di avevo mai nascosto aperto quando sei Origin. distratto. Allora, ragazzi, io sto usando il pad in wireless da una settimana. Sicuro si scarica stasera. Comunque, voglio dire, il pippo nel culo. No, com'è? No, perché? Volendo, sì. No, no. È il suo compleanno, puoi farlo in caso. Sì, ma non l'ha chiesto. Quindi User perché puoi usare questo? Comunque, grazie, vabbè. Mark. Non ho capito. Oggi com'è lo spirito? Oggi lo spirito santo. Santo lo oggi. Spirito! Il piporitto. Complimenti a Saidonia per aver fatto quelle motti, mi fanno sempre molto ridere. No. Non me ne frega no, niente a me di quello. Tra l'altro mi sta antipatico. Antipatico addirittura. Ma chi sono io? Forse preferisco è arrivato anche Punkers. È arrivato anche Punkers. È sempre. Tieni. È sempre ormai... Il fiore all'occhiello. Grazie, sì. Punkers, sei un amore non di si gentilezza. Dice così? Sì. Allora, cosa rompi? Il cuore di questa città. Io sottolineavo le tue parole. Grazie, Gergon, per i tuoi 56 mesi. Bacetto, bacetto. Oggi voglio essere più volgare, hai capito? Va bene. Innanzitutto, Corvo, come va con lo sdrogo? Ma guarda, ho fatto il tampone e lo sdrogo non ce l'hai. Non ce l'hai, non ce l'hai. Hai detto che dal mio tampone ha detto che ce l'hai. Già bene. Sì, subito, è il tampone rapido. Ah, ok. Io in realtà ce l'ha lo sdrogo. Non vi darò alcuna indicazione. Su che cosa? Non ho capito. Hanno chiesto come sto per dirigere le loro scommesse. Questo è insider trading e non si fa. Allora, io ve lo dico. Oh, questa sera... Tanto non sta entrando, quindi. Questa sera, ragazzi... Okay. Il delirio al Maracanã. Al Maracanã. Però ho i piedini freddi, quindi ma quando mai, non anche c'ho i piedi ghiacciati, ma io sto cazzo, così bene. Ieri erano Luke, quando 29 ti gradi, oggi sono 4. Ho sbagliato. Scusami. Ci credo sulla quella di oggi, ma su quella di ieri non ci credo molto. Giuro, lo misurate io. Campioni con le dita, proprio ha ciucciato il dito, l'ha messo così in aria. Con i miei piedi devo misurare. Io ho delle informazioni da dare. Vado, vado, vadi, vadi. Vado, vado. Scusate, aspettate, stavo parlando sopra corno. Tu sei un fornello del cane, ma come? E basta. Ah, volevi solo dire questo. È partita la ludopatia, ovviamente, amici, votate, votate. Perché come si sa, la ludopatia portami via. Guardali, che scostumati. Pensano che vinciamo. Ragazzi, devo ruttare. No, non è vero. Non si è sentito, ovviamente. Ma che ghiaccio! Bella. Mi piace! Bello. In game farà cacare. Bellissima. In game sarà bianca, normale. Esatto. Ice, ice, baby. Perché c'è una nazionale che ha la maglia tipo così? Mi sembra la Norvegia. Che se ti tocca l'Islanda. Io potrei crashare. Come? Va bene. Perché c'è una connessione che va un po'... Perché la mia sta facendo... Ma sempre no, fa sempre quei micro crash che su FIFA non è che cambia qualcosa da quello che vero. No. Ma come si gioca a FIFA? Allora, Vale, non ti preoccupare, ci penso io. PR24 abbiamo... Sono abbassato. In realtà ho... Oddio, ma questo sono io. Ma il dito mi è sguillato per molto quadrato. Yeah, Pippo Potamo, grazie Pippo. Pastora. Ti attacca. Mi sono già bruciato un passaggio più bello della serata, io ve lo dico. Perché tu hai saltato sopra uno poi e hai fatto la finta di dare un pugno a un altro, Marco? No, l'ho presa la palla dal primo. Sì, sì, però dopo... E poi gli ho detto, fatto il gesto volevo dare un calcio. Ti volevo dare un calcio, ma... No, perché? Perché hai provato a passare la Corvo. Grazie, esatto. Pippo Potamo. Sei molto gentile a risubbarti questo canale di incompetent. Les incompetent. Arrivi? Beh, da no, ho anche provato, ho detto provo il tiro, magari viene fuori qualcosa, ma non ho fatto niente. Non è partito. Ma cosa è sì. successo? Comunque, Moro, tu sei Rabiot, però con dei Rabioso vari problemi. È vero, però dopo Marco, vari incidenti. Cioè. Ma non sai chi è. Perché ha fatto fallo lì? Moro, se l'ha ammonito. No, Moro l'ha ammonito per quello di prima. Ma dai! Ma dai, avevo fatto l'intercettazione e sembravo Francesco Totti di 2 anni fa, bro.
Cosa vi prende, ragazzi? Siete agitati stasera? Ma... un po' troppo maneschi, perché ho dormito un po' nel pomeriggio. Quindi sono bello fresco, talmente fresco con i piedi ghiacciati. Ecco, Vane, volevo farti una domanda, tu che sei arbitro fallito. Sì. Ho fatto 2 anni e poi ho smesso. Secondo te, ieri, cioè quella di Tonali era un'espulsione? Perché non l'ho vista? Ecco. Ma mandare qualcuno mi mandi siete tutti qui, ha tirato effettivamente un calcettino sul ginocchio ed era pericoloso, però non c'era cattiveria. Ma la cattiveria come la quantifica? È un'espulsione diretta quella, perché in realtà no, però tecnicamente hai vinto 6-1, smettila, dai, povero Vale, non infierire, devi anche fargli analizzare il 6-1. Sì, è stata espulsione diretta, perché l'ha ammonito proprio col VAR, l'hanno espulso. È che non l'ho tornato, magari boh, no, ce l'ha. In che senso? No, no, non ce l'ha sta giornata qui. Ah, beh. Sì, come corno non avrà... Ma forse va meglio così, Liezar, vedendo l'andata. Dopo la recupera. Non so quanto sia buono avere Tonali in questi tempi. Alberto, grazie mille. È caduto nel senso... ha ribaltato qualcuno. Ah, ma a cagare. Campioni del sexo. Posso dire niente? In questa città. Può essere volgare solo lui. Non adesso la devo guarda cantare sì, quando ci sono tanti che non bisogna cantare. Vabbè, no. Non si può dire nulla, no, in questo mondo ma... di ladri. Come la. Ah, piru piruppi. Sei proprio un piru. Non ce la fai. Osteria. Pensavo venisse un pelo fuori. Mamma mia, come sei passato senza fregartene assolutamente di niente. Era un sorpasso fondamentale. Era un sorbetto. Quello. Anche Vale ha subito la triplata di Martinez da me. È fuori gioco. Fuori gioco. Fuori gioco. Oggi l'ho fatto vedere in live, tra l'altro. Ho fatto 7 gol, ho fatto. 6. E 7 in totale, che poi... Ma dai! Risultano 6. Ah, diciamo. Le palle, sì. Le palle. Perché 7 chi ti ha fatto gol anche? E Gosens. E non sei attaccanti più Gosens. No, 5 gli attaccanti. 5? Ah, 3 Lautaro, 1 Leao, 1 Muriel. E c'era Gosens. E Chiesa. Ah, Chiesa, è vero, vedi che c'era qualcun altro. Colpa di Cono che gliel'ha dato. Vabbè, ma ai tempi era la scelta migliore. Poi non mi sembra. Rotto. Che paura, Valle. Per me non è una scelta migliore neanche ai tempi, però... Secondo me sì. Niente. Oh, Moro, sei fatto. Moro, niente tempo. Ma grazie per l'€50. Al primo tempo. Grazie mille. No, al 24esimo. Ma è stato espulso? Questo è un pirla. Numero, che giocata. Per aspettare un po'. Era veramente molto. Ma avete fatto di menare la gente? Non riuscimo... Ma basta. Cazzo dici? Non riuscivo a farmi espellere. È la sigla più bella non della storia. Non al 24esimo del primo tempo, non è ti era mai successo ancora. Dell'anno. 24 come il mio numero. Ma qua al 24esimo, è vero? Sì. Sì. Siamo almeno alla fine del No, c'è tutta la partita. Vedi? Vedi? Cosa? Abbiamo hanno messo anche dalla partita. Ma scusa. Mi hai lasciato completamente. Perché anche l'altra volta mi era succeduto. E allora adesso sto con le mani in mano, non posso neanche fare il commentatore. Mi cerchi l'espulsione di Tonali, me la mandi su Telegram. No, ma fammi cercare. Puoi vedere, anche volendo. No, dal telefono. No, ho cercato Sputnik. Faccio la punta, aspetta. Mi fermo. La parte opposta? Espulsione. L'ha visto, no? Tonali. Dai, dai, amici, dobbiamo farcela. Esci, più pozzi. Ma perché? Aspetta, tranquillamente fare gli affari suoi, Questa rimessa laterale. Devo fare la punta grossa, devo fare. Madonna. Comunque ho visto che nel gruppo Facebook che frequento, quello con gli arbitri appunto, avevano chiesto un parere su espulsione di Tonali, quindi magari poi me lo recupero. Di qua, Corvo. Oppure no. Mando l'articolo della Gazzetta. Ah, lascia stare. Ma lascia stare. Se ti ho offeso, ne mando un altro. Oh mio mais. Buttala. Ah, quanta gente. Madonna. Diretto in porta, bro. Vabbè, niente. Questi se la sentono, perché sono in uno in più, giustamente. Ma vedrai che... Hanno un buon utile. Abbiamo anche 8 ammoniti, quindi è probabile anche che diminuiamo. 2 o 3 in più, cioè, tra poco. Ma noi ci crediamo.
Loro non hanno il pallone d'oro in carica, comunque. Ti mando il video di YouTube. 3 gennaio 2021, giusto? Non era di ieri, quindi. Domenico. Occhio alla ripartenza. Dietro, anche gli uomini. Dietro, anche dietro. Vai Corvazzi. Ma dai, sembra una partita del 92, però va bene, dai. Può andare. Vado. Buona lettura. Ho tirato un calcio nel ginocchio di punta. Fassone, ha detto. Proprio tic. Ma sì. Che cazzo fa? Era per Berco. Per Berco. Amici, ce la facciamo, ce la facciamo. Non dobbiamo deludere. Non dobbiamo deludere chi ha votato a favore. Ha parlato Gliezar. Vabbè, lì è colpa di Vale. Sentenziato. Autogol quasi, eh. Quasi marrone. Mi è mutato di avere un potere della veggenza. Sono molto croccante. Ma non oggi, Moro. Già da Rainbow Six. Oggi è stata proprio la certezza. Apex. C'è il treno della felicità. Come si traduce hype in italiano? È attesa. Che in realtà non è quello il significato su Twitch, però. Ma dai. No, infatti non l'ho mai capito. Dell'eccitazione, però non è bello dirlo. Facciamo che... credo che hype sì, il tifo sarebbe. L'hype lemote è un'altra roba. Sarebbe tipo tifo, no? Che tifo è anche una parola italiana ormai. Sì, sono diventato talmente tanto. Che cioè, non il tifo ovviamente del calcio. No, è la malattia proprio. Certo. Il treno della contentezza, bello, mi piace così. Fa un po' il treno dell'amore, anche... quello di Mariola. Quello è il rumore. C'ha più di 100 commenti il post su Tonali, quindi calma. Vale, Luke ti ha mandato credo il video di... Ok. Sì, fomento ci può stare come... Facciamo che ci guardo... Come il colle. A fine partita. Esaltazione. Campioni del mondo. Grazie dei kicks. Arrivo, Yuk. Grazie. Di questa città. Altro, Vale, domenica tu ci... sì, ciao. Giovedì ci sei, sì, Vale. Sì, ho risposto anche nel gruppo. Perfetto, allora giovedì... Ma io dove sto andando? Con lo micro? Giovedì sera facciamo... Ma dai! Me l'ha proprio presa da sotto i pantaloni qua, Possesso di palla. Toccato le balle, ma mi ha messo le mani in tasca. Ottimo il recupero, passaggio non esattamente perfetto. Ha lo spazio libero questo. Sì, esatto. È un treno veramente euforico, quindi. Che rischio, era meglio buttare. Non centrale, Mario. Non centrale. Che palle. Io mi ero anche... Formula 1, Thunder. Ero già tranquillo. Okay, io più che lanciarla via non posso. E invece su questo. Perché hai usato il cerchio. Ma non ha più la pelle. Hai usato il cross. Effettivamente c'è questa cosa che loro non sanno. No, ma non se la prendi neanche come spiegargliela. Perché no. Non fa ridere se la spieghi. Ma che passaggio è questo? Mi ha spattito fuori. Ah, pure lì. Come? Ah, quindi questa è vinta. Guarda, già che ci sono. Tanto che stai giocando, ne abbiamo la ok. Questi pressano duro, Quel gioco, sì, tutti che pare. Salutate. Mi chiamavano alla Baresi. Comunque incredibile che adesso Gliezar ha il PC, ma c'ha la connessione di merda. Provo a buttarmi all'incentro. Mi fa. Perché continuate a provare i dribbling? Che tanto no, non era un dribbling, era volevo tenere solo la palla. Volevo avercela, possederla. Guardalo. Vale? Schultz. Ho guardato dove copriva. Cosa ti ho messo? Ma dai, ma dai! Era fuori gioco. Ma avevo fatto un magheggio. Era per quello. User in your channel timed out. Io non PR24. Ho proprio. Fatto tutto da solo. Anche dietro? Ma sì, allora. Così, però. Va bene. Tenendo conto dei tradimenti, anche Formula 1 potrebbe essere un'alternativa a TTT bella. Ah, sì. Lettura perfetta e palla recuperata. Io non sono mai stato né nemico né amico, perché tanto non serve la mia presenza, sono lì dietro. Lì dietro. Ah, è vero che sono anche dietro. Sì.
Broski, no, oh. Vabbè, e ha fatto un piccolo cazzo. Come Drogba c'è di là. Non so neanche cos'è che è successo. Ma che sta succedendo, ragazzi? Non mi selezionava la difesa del centrale. Vai. Vado. Pensavo c'era. No, non l'ho toccata, mi sa. Il personaggio di Vale che stava. Che non so perché era lì, visto che è un centrale. Guarda dove va, perché? Da lì può crossare. Come ha fatto ad andare fino? La mano bionica. Occhio. Ok. Corvo. Maduro. Arrivo. Che pericoloso. No. Ero veramente un treno. Sì, ho visto che correvi fuori. Eh no, pensavo che mi stessi seguendo un po' più sì. Lento, ma giustamente ci stava anche quell'idea lì. Cordia. Era per Luke, ma va bene uguale. Immaginato. In qualche modo gli è arrivata. Fanno girare benissimo il pallone. Riconquista un pallone importante. Possono ripartire in contropiede. Drog Bucket corre fuori gioco? No, no. O no? Musso con la sua presa ferrea, neanche troppo. Arriva. Ma no, che schifo. Capito, tutti dietro l'uomo lì. Ma perché stavo partendo per il lancio del portiere, non per il peto del difensore? Giustamente. Peto, il peto. Attento, sono stanchissimo, sì. Quasi. Dai, dai. Gianni Bui. Nah. Ma come mi ha tenuto fermo? C'è la prateria per andare. Dai, maledetto questo qua. Bella, comunque bella, bella bro. Bella Broski. Possesso palla per gli avversari. Niente, no, ma appena c'è il tocco, arriva il difensore subito. Perché tocca di prima? Perché ma non puoi fare addosso. Tutto di prima. Non puoi fare tutto di prima. A parte che non funziona. E arriva il cartellino giallo. Giallo. Cosa ho sentito? Giallo. Giallo. Intervento della Liga. Marco, togliti dagli stessi in gioco. No, devo far questo, se no segna. Che li conosco bene ormai. Cosa fanno su FIFA? Ehi, qualcuno è crollato. Ok. Cazzo, ha un cuore differente, lo capiscono, l'artiglio che graffia. La colpita massimo, spedendo dai nord. Corne. Prova col lancio lungo. Facci godere. Ma porca miseria. Ma come che mai palle. Questa potenza? Effettivamente merda, che tiro di merda. Che non è nelle sue corde però. Ma perché? Io l'ho appena toccato. Ehi, attenzione, qua c'è bisogno di Musso. Ma Musso! Ma Musso! Fuori gioco? No. Mi sa di no. Sì? Sì, sì. Non so come... Io continuavo a tenere premuto triangolo. Vabbè, che il nostro portiere ci avrà no, perché poi ho visto 50 di complessivo. Sì, si è fermato. No, non me la prendo io, non la prendo io. Niente. Ho tirato anche il fallo indietro, ma no. Chissà che Musso. Sosa. Ha parato questo e non stava parando quello. Non stava parando. Dalla. Lucio. Fallo. È qualcuno che venga incontro. Eccomi. C'è anche Luke, ma. Un due qua in mezzo. Madonna. Dido. Ero controtempissimo. Non so cosa sta succedendo. Ma... Cos'è? Madonna. Musso! No! L'ha presa, tra l'altro. Questo segnano, però. Ma dai. Bello. Vado. Perché lì? Volevo darla a Corvo. Tiralo. Infatti. Non ho capito. Io ero veramente pronto a tirare una scanna fuori. Ma c'avevi il difensore di fianco. No, ma fuori gioco io, quindi figurati tu che eri più avanti di me. No, io non ero in fuori gioco. Però era difficile il passaggio di Luke, sì. Quello di Luke, sì. Quello di Luke, sì. Il mio, ma se la dava Corvo aveva. Io parlavo di quando avevi la palla tu. Beh, sì, se la dava a me, la porta veramente vuota. Poi
Non so perché arriva da dietro. Ma adesso ci rifacciamo, ragazzi. Allora, amore, se vediamo. Non parlare al plurale, tu che non ci sei stato, cosa facciamo? Ma che ogni volta, da quanto tempo è che. Lezzar, sei rientrato tu già? Sì, sono già pronto. Okay. Almeno due. FIFA 21 non sono mai stato espulso. Mo, l'hai detto, non mi risulta. L'avevi detto anche l'altra volta, ma sei stato espulso, secondo me. Non è vero. Controllate voi non che ci pare, seguite. Ma sono delle statistiche, pare. Credo. No, vabbè, adesso hanno vinto siamo un casino. Chi ha scommesso per il no? Perché siamo tutti pronti, c'è vinto 231.000 okay. punti. Luke, non funziona il link che mi hai mandato. E il mio? Sono riaperte le scommesse, siete tutti pregati di buttare. Non si vede veramente un cazzo dal tuo, però. No, alzare il video, devo alzare. Aspetta, ma secondo me c'è. Quella gente si sta avvicinando troppo velocemente. Vabbè, se spreca soldi per il VIP non potrà fare il fantacalcio. È vero. Tanto il VIP non serve un cazzo. Comunque. È vero, fantacalcio, invece sì. Tra l'altro arriverà. Più metti lì, non glielo devi neanche più togliere. Verso febbraio-marzo arriverà la possibilità. Poi naturalmente ad agosto c'è il wipe dei VIP, comunque, quindi verranno tolti tutti i VIP. Il wipe permanente fino a febbraio. Cioè, fino ad agosto. Fino al wipe. Il wipe sarà a caso, lo decidiamo noi, purtroppo. Arrivo poi, Pier, dopo ricordamelo. Se no non me lo ricordo mai. Perché ha un numero limitato, puriamo. Per favore. L'altra volta me l'hai passata, tra l'altro me lo sono ricordato dopo ore. Ma la squadra di Pier. Sono andato a guardare. Sono questi, io. Il calcio è la nostra passione. A ogni latitudine sono. Ce l'hai, Moro? Dai! Ma non ce l'avevo per davvero. No! Ha preso solo l'altro. Incredibile. Non so come mai. Mi ero stoppato a lui. No, ma sposti. Io sono spostato adesso. Ma non è possibile. Se ne è pas possibile. Tiralo, no, no. Mastrezzi. Stava. Palla verso il centro del Garçon. Certo. Ormai siamo francesi. Occhio al traversone. Torbole, Marco. Che controllo, però. Di denti l'ho preso. Che controllo, Marco. Controllo dentale. Qualcuno adesso trova. Oh, però trovamene uno che controlla la palla con i denti. Voglio vedere se lo trovi. Oltre i piedi, le mani, la testa, anche i denti. E comunque se la prima l'abbiamo persa così. Così. Osteria, ma cosa succede in questa partita? Tutti per terra. Oh, porta miniera. Alta, bravo. Questa qui è chiaro. Vado in mezzo. Non ci, più. Ci sono. Vai. Ah. No, non così. Eri attaccato lì nei fondo. Ma dovevo liberarmi. Ehi. No, non dicevo di non passarla. Diciamo magari dietro. Stato lì la prende il portiere 99 volte su 100. È un palle grabber questo, Marco. Non è fallo. Ma sì, ma perché ti è andato a dire. No, non era fallo. Sì. Era calcolatissima. Sbuttala. Ma perché hai sprintato, bastardo? Non ho sprintato. Ma che sta dicendo, Moro? Che non sa una sega ogni volta. La palla di 6 ma non è vero, è la corsa normale. Marco. È la corsa normale. E non è lo sprint normale, che fai il dribbling e dopo parte via. Non è che scatti tu. Allora, che cazzo hai dribblato? Non ho dribblato, ho dribblato il difensore e poi ho tirato, non ho fatto niente. Non picchiatevi. Mi è andato da solo, volevo spostarmi. Volevo andare, è andato veramente da solissimo. Porca miseria. Beh. E finalmente beh. Cosa sono ste pecore? Beh. Viene in mente la barzelletta del pastore. Poggiare dietro. Corvia. No, era per di fianco perché l'ha data davanti. Sto gioco di merda. Questo è un bel buco, Questo qui, scusatemi. Era veramente tranquillo, ragazzi. Non dare profondità. Ma come faccio a essere laggiù? Ecco perché non mi trovavo. Peppe? Decidetevi. Bello. È arrivato a casa? No. Ma non è vero che ha tirato al mio comunque. No, ha tirato solo fastidio alla gamba. Ha tirato una testata ma sulla gamba, quindi non ha toccato la palla. Rigore allora? No. No, fallo di Marco. Ci mancava. Levati dal petto. Mi stava cock bloccando. No bello.
Io sento che sta per succedere qualcosa. Bob ha preso il pallo dietro. E ti dico la verità, Pier, l'avevo vista già dentro. La palla non ha girato abbastanza per terminare la propria corsa. Ma perché? Che schifo. Ecco il tiro. Bravo. Il dito. Cos'è il dito? Boogeyman. Ma chi volevi fottere tu? Sono nato ieri. Boogeyman. Sono il centro. Lino. Nessuno che va sul secondo. Ma l'hai proprio tolta dalle palle. Sì. Mi devi andare di qua. Viene chiuso. Ma oggi era quello schifo. Non voglio neanche esagerare con la corsa. No, questo che... cross no, riprendila. Vabbè. Prova in campo, ok. Oh no. Quanto lunga. Osteria, ragazzi. Titanic. Ma come? Oh, long. Vai Moro, fagli il fastidio. Ma sì. Si va Berlino, andiamo Berlino. Andiamo Berlino, Beppe. Sempre lui al posto. Grazie Silvio. Grazie Silvio. Grazie grande Silvio. Ma puttana. Buona. Può cercare il cross. No, perché? Beh, non era neanche filtrante, quello il fazio, non so chi l'ha passata allora. Bravo Luke, mettici la dita. Grazie Silviao. Cazzo, è fuori gioco? No, perché c'è il terzino inspiegabilmente più indietro. Bravo, paura Lino. La pelle, ragazzi. Miracolo di Musso. Anche a me fa paura. Ogni anno abbiamo migliorato l'intelligenza artificiale nel posizionamento di sto perché cazzo. Beh, giustamente, sviluppano stanchi, no? Guarda Liazzar, bravo. Oh, e lei mi sta davanti. Buona. Tirante. Di testa. Oh. Ma, sì. Ma tutte di là vanno. Non è possibile. Come fa il mio giocatore a fare sti tiri? Qua servono le porte 10 volte più grandi. Ma perché fa sti tiri qua? Serve una porta sopra e una porta per ogni lato. Ho segnato troppo l'altra volta, si vede. Più di così non posso fare. Che bello. Le porte... Riguardo l'articolo che hai detto prima, Vale, quello e se i pali e le traverse fossero gol, allora metti che tipo... Ma puttana. Presente il gioco, quello della boccia che devi lanciarle e poi farle andare nei vari buchi? Sì. Tipo metti le porte con le varie sezioni che ti danno più punteggi, diversi punteggi. Col palo ti dà 0,5 gol. Fatta, no? Fatta. Guarda che piazzabile! Ma dai! Ma dai! Io non ci credo oggi! Pazienza! Quanti che cioccolatini ci che stiamo bruciando! No, è finita! Oh, ma com'è finito? Ho preso la palla, lì mi giravo gol! Hanno sprecato la... Cornolo! Qua deve funzionare l'asse, però! È corda che non sta funzionando! Aspetta che non ho un occhio, dammi un attimo! Per forza l'hai sbattuto, chissà dove la pelle, chissà dove l'hai messa! Aspetta, adesso è tutto unto. Di cosa? Di mani. Però la puoi pulire meglio la lente da staccata, dai. Certo. Poi dipende, sei abbastanza giovane, anche olio extravergine di mani. Sicuramente. No. Può essere anche anziano ed essere olio extravergine di mani, dipende. E che di solito il 5 contro 1. Eccoci. Vado di qua. Adesso non abbiamo ancora parlato di cibo comunque. Su FIFA è difficile. Beh, io l'olio siamo un po' concentrati in altro. A parte che l'olio più o meno. Booster Sizio. Ti tiri. Va da solo. Ecco. E possono ripartire. Perché corto. Marco. Ok. È il massimo che potevo fare in quella situazione. Sì, bene. Vado. Tira! Ci arriva. Non ha neanche provato a saltare il mio. Anche perché nella realtà avrebbe, si sarebbe fatto malissimo. No, infatti no. Ci stava. Non avrebbe più un naso. Dove vado? Cattolo. Ma non è vero! Cosa ho fatto? Inciampato andando indietro. Questo in mezzo cerco di... Occhio che sta scattando anche quello. Meno male. Cornato. Rimessa laterale. Intervento efficace del difensore che intercetta il lancio. Cazzo, sei caduto. Ho finito bene. Non riescono a tenerla. Utrut. Portiere, ok. Bravo, Luke. Parti. Mi supplisci. Non è Luke. Osteria, questo è spulgilo, eh. Faccio vedere dall'altra parte del mondo.
Tiralo! Tira! Ma che dai, colpo di karate del cacchio, come ha fatto a parare sempre tutto! E no, allora, anche se prendo la mi ha picchiato! Mi ha fatto il dito medio. Anche? Perché le altre non c'erano. Regala qui il pallone. La mette in mezzo con questo pallone. Oh, dottor Lel, se mi ridete, lo conduci in accordo? Ok. Capito. No, mi fista. Sono veramente duri. Questo. Distinto il difensore. Ah, guarda Marco. No, ma cosa è successo? Perché mi sono sguillato i piedi? Perché il controtempo, credo. Il contromano, Moro. Che vuol dire il controtempo? Prima non sono la parte di tornare indietro. Pallone invitante. No, corn! Ah, stavo andando. Infatti teoricamente era per Mark, corpo. Però c'era 600 persone davanti. Ma quanto era grosso? Era gigantesco quell'uomo, ho visto male. Proprio di muscoli. Secondo me era da questo qui. Adesso sono arrivato io, infatti no. Dall'altra parte del mondo. È un difensore, Bertinotti. Sì, sì, difensore dei diritti, certo. Ah, quello è un arbitro. Partito corvo. Levati dai coglioni. Questo sempre davanti mi sta. Ma spaccami le balle. No, ero qui sul petto. Perché sti lanci alti? Giù. Che vuol dire su? Avevo schiacciato il contrasto e mi ha fatto il lancio lungo. Ah. Corvo, ci arrivi. Corvo. C'è il corpone. Il corpone. Non stava. Ero stanco. L'unica cosa potevo fare. La prendo io! No? Beh, sì. Beh, l'ha presa, sì. In un certo modo. L'ha presa in faccia, nello stinco. In un certo modo, diciamo che. Okay, quanto sei alto, però? Di statura o di posizione? Di volume, vale. Parla troppo forte. Sì. Che cute. Gli è calpestato gli scarpini, eh. Non controlla, si trascina la palla fuori, decisivo qui il pressing. Mamma ragazzi, mi dite. Madonna, se ciò fa io dopo mangio le lenticchie. Perché? Lenticchie? Perché no? No, sì, che devo. Solo serve una motivazione. Quella per terra. Col cotechino, Che faccia. Il tocco del difensore e dunque calcio all'angolo. Occhio al tiro della bandierina. No. Quello è sempre l'arbitro. Ah, ecco. Attenzione perché aveva già rimediato il giallo. Che coro. Schulz. Ah, Liezar, stavo aspettando che scattava Liezar. Ti ha tirato uno spintone, ti ha tirato. No, ma a te non te l'avrei data comunque. C'era anche il terzino. L'avrei data o dietro, ma stavo aspettando Liezar. Però ho mangiato la pasta con il ragù. No, dai, ero lì nel mezzo. Come Ligabue, eh? Lì nel mezzo. Finché ce l'hai. Dice così Ligabue. Che ce ne hai? Sì, che lo dice tutto storto. Vai, pasta gnocchi. Guarda Marco. Bello. Oh, Liezar. Ah, sono io. Piratella Marco. Wow. Pusta. Questa è stata una bella azione. Molto bene. Perché io non ero nei pressi. Ah, comunque ha ragù con i piselli. Questo spostamento laterale come l'hai fatto? Solo con l'analogico sinistro? Esatto, solo con uno però. Con tutti e due ti fa indietro. Potete farmi parlare di cibo un attimo? No, per favore, un po' di rispetto. Ah, visto? Aumenta ancora l'intensità. Grande atmosfera. Tifosi di casa che vogliono. Grande atmosfera. Ha detto tutte le cose. Diceva embriaco. Oh, bravissimo! Come l'ho detto, troppo felice. Me ne sono reso conto subito che ero estremamente felice. Troppo. Ma sì, pensa. Ha fatto un esame di coscienza adesso, va bene? Ti prego, non dipingere il Gundam. Era anche il Buddha, anche sentivo io. Io non... Ma allora continua, abbiamo tutta la partita? Certo, prego. Dai! Prima poi arriveranno al calcio d'angolo. Perché... Oh. Anche tu, Liezar. Quasi! Adesso fa un gol, che ridere. Pangocciole. Moro, tu non devi parlare su quello che sta per succedere. Ah, succedere.
buona posizione. Temporeggia fai scadere quello che ho detto. Oh, oh, no, dormi, Veria. Si gioca. Bravo l'arbitro qui. Bello. Se... Ma come l'hai fatto? Ma no! Arrivo. Ragazzi, questo era bello. Ma stizzi! Ma dai! Ma ho visto il rimbalzo dentro. Bravo comunque. Qua è, questa è sfortuna. Bravo. Cambiato. Ho visto Vale. Corno, stavo dicendo. Peccato, questa era bella. Comunque ci stanno chiavicchiando, questi. Vogliono fare la cosa che dopo l'85esimo vale tutto. Quando Moro. Però ci no, in bravo. Se cagato addosso l'ho sparata via. Splat. Splash. Ma che schifo. Ma l'arbitro attento. Solo concesso il vantaggio. Mario Merola, fatti, non pugnetto. No! Vabbè. Ci ho creduto tantissimo. Ma scusa, ma com'è possibile sbagliare da lì? Ci ho creduto veramente un casino. Difesa, tutto in difesa. Chiaramente il quarto uomo. Provano l'ultimo disperato tentativo per pari. Facciateli, fate osteria. Qualunque cosa. Vado sull'angolo. Ah, Moro, vacci tu. Grazie, ci mi vado, spicchio eh. Dentro. Arrivo da dietro anche, Brit! La colla. Buona. A me servirebbe un po' di colla. Perché non ho capito, quando lo prendi di testa corvo va da tutt'altra parte, ma non nella... Giro, no, però c'eri tu, mi è venuto in mente. Anche prima la presa di testa è da tutt'altra parte tranne la porta. E adesso vorrei cambiare profilo e mettere l'attaccante che c'ho 91 di tiro, però c'ha, fa schifo di passaggi poi, quindi no. Ma tu sei pazzesco, sì, quindi è meglio di no. Ah, fammi bere. Riscommettete. Se avete un po' di colla me lo date per favore che mi devo attaccare esatto. La pelle. Esatto. No, devo... Se mi date un po' di colla che mi chiudo il prepuzio. Ah, che sì, male. Non voglio che mai più veda la luce del sole. Un monaco. No. Incappucciato. Assassin's Creed. Sì. Assassin's Dick. Propezio. Prepuzio uditore. Allora, secondo la statistica, ragazzi, questa l'ha pareggiato. Quindi votate quello che vi pare, tanto riavrete i soldi. Amici, io sono veramente... Scusate, mi stavo tirando il polso. Perché è un termine tecnico. No. È che ultimamente quando gioco agli sparatutto ho la tastiera che mi tipo è scomoda. FIFA. Esatto. Mi è scomoda. Lì uso il pad, fortunatamente lo rilasso almeno. Uso la tastiera scomoda e il polso mi fa un movimento strano, quello il polso sinistro. E quindi mi fa sempre male. Ma non è stata trovata alcuna partita, ragazzi. Che ma perché si deve sbattere fuori ogni non lo volta? So. Non capisco. Senti che rumore fa? Sembra il rumore dell'amore. Felicità. Devo ruttare di nuovo. Scusate, devo infilarmi qua. Prego. Un bicchiere di vino con un bicchiere di vino. C'è questo bicchiere di vino che è un piccolo bicchiere di vino. Una matrioska. Un panino, la felicità. Dai amici, adesso a 1700 sub viaggetto a Međugorje. Ancora 1700, l'ho già raggiunto. È vero, hai ragione. Tiri i gialli, bravo. No, gialli allora. No, gialli? Gialli? I gialli, gialli. Un bicchiere di pelle, solo per corner, la felicità. Fatemi fare un tiro che sfonda la porta. Giocando a Rocket League... No. Ma non fa ridere se lo racconta la pelle. Sì. Ma perché devi c'è tutta la situazione che ha fatto ridere. Ma è mezz'ora che diciamo la pelle, la gente non so. Ma infatti l'ho detto all'inizio. Io ho esordito dicendo no. Però non avete spiegato cosa doveva essere in realtà la pelle. Sì. Immagino le palle. Però No. Praticamente Korn ha un difetto nel suo dispositivo visivo. Esatto. Sì. Gli si stacca una lente. E durante il gioco, no? Durante il gioco perdeva la lente. E a una certa abbiamo sentito un rumore della lente che cadeva. O lui che fa: no, è caduta la pelle. Ma come la pelle? Cos'è la pelle? Ok, va bene. Mi ha fatto ridere comunque. Va bene, no? Meglio. È che sono simpatico. Oh, adesso non lo conosco. Io veramente non so più cosa fare. Mi stanno attaccati questi. Hanno fatto lei. Faccio paura, faccio. PR24 nel mondo sta risuonando. Aio. Volevo dire la lente, ma è uscito la pelle, ragazzi. La pelle. C'è anche un video di questa cosa che non vi linkeremo perché è di una situazione privata, quindi una cosa intima. No, vabbè. Anche perché
Dove vai? Dov'è? Ma bello, ma era piano. Corn. Cazzola. Occhio al tiki taka prolungato. Ah. Volevo ridarla a Moro in realtà. Ma avevi davanti due Ma infatti l'ho perso. Sì. È stato proprio proprio così. Tante dai, un sono veramente turgidi, non è possibile. Mamma che duro! Agro. Lanciatissimi. Le difensori ci sono, speriamo in quelli. La prossima provo a fare un trucco che ho imparato da poco. In quale sessione poi? Anzi, guarda che io gioco fuori live a FIFA, Ma si vede. Cioè, disinteressato completamente. Non ci arrivava neanche se lo prendeva in braccio. Sono come a Rugby quando c'è la... Rezzonico. Grande. Capo della milizia. Oh, ricominciamo, dai. No, subito, cock bloccato. No. Tundra. Bravo qui il difensore, ha sventato una potenziale. Bumpei Shiratori. Vai, vai, Moro, vai, vai. Vado. Alexander Platz. A chi? Ma non saprei. Pensavo di fare una cosa, ma non invece era... Oh! Buono come il pane! Ma di chi è questa palla, ragazzi? Sono veramente giri, 4 poi persone, cerchi di fare una piruetta, poi cerchi di farne un'altra, poi... Ma a parte che sono loro sono veramente duri. Vantaggio qui. Lo sapevo. Ma questo è Diego della Juve. Visivamente. Che anni or sono. Se siete murati, guardate se avete qualcuno dietro. Certo. Mi tocca le ascelle questo, perché magari è piacere. La candida. È tipo quando assapori la benzina. Quando assapori la benzina. Con il naso. Bravo. Tossico sei, se lo fai. No, c'era Moro. Forte, più forte. Gingers, bravo, sfinge. Gingers. Recuperano palla. Vai via, vai. Non vedermi addosso. Dai, che hanno parecchi buchi questi, Attaccati al mio prepuzio, amore mio. Pastora. Oh, porna. Oh, mimma. Chi sono tutte queste persone? Ma quanto eravamo in sincro, Marco? Abbiamo fatto un balletto così quasi. Il ballo della perle. Il ballo proprio di quelle. Adelpi, sei stronzo. Si può dire stronzo? Ormai. Dundra. Che stazza, ragazzi. Che canzone romantica, Marco. Vabbè, la potete usare per le vostre ragazze. È colpa di Adelpi questo gol, sappiatelo. Scommettenti, prendetevela con lui. Si sta difando contro. Che fanno? Di Adelpi 27. Accuso. Ma guarda, sei fatto a fregare. Ma è arrivato veramente come una faina questo qua, Un pivello, Marco. Sarà un pisello, ma bel testa di cazzo, comunque oserei dire. Brutto passaggio. Mi è passato attraverso, sì, però. Difensore un muro su questo tiro. Sbagliano dunque un corner. Reggiseno. Che schifo, Marco. Sarebbe bello Reggiseno con la faccia di Letrino Marco. Il mondo del giardino. Produttilo. Il nonno del Cremlino. Botto. E figurati se la passo a uno dei nostri, no? Non conviene mai prenderla lì. Ma devi passare... Come hai fatto? Sei premuto. Che cazzo vuol dire così? Ho premuto A. E poi direziona verso il lato. Non è fallo. Esatto. Siamo automaticamente fatti. Sono veramente duri loro, non è... Per cross però. Nonostante la posizione defilata. Tieni Moro. Hai verso l'alto, tirare verso l'alto. No. Ma per sei in pastello. La prendo. Va bene. Vado al tuo posto. Non è vero però. Però io ci ho provato. Ma tunnel. Poi citrosodina nel latte. Deve essere saporita, Marco. No, grossi coaguli. Sì. Controllano molto bene il possesso del pallone. Provate a fare Tassoni e Bayliss. Schifo. Ho provato a fare Bayliss. Vado. No.
Scusami. No. Scusa Corne, era già, ero già gasato da prima. Era rum e pera, ma mi schiavi. Doveva darmela moro. Sotto! Tempo, tipo una poltiglia di pelle viene. Nel senso di lente. Guarda come sono in due centrali. No, Troy Bayliss, sì, sì, proprio lui. Bayliss, il cane di... Sì, il mio cane. Troy, il mondo del bambino. Troy? Mi ha pisto. Troy. Non è possibile che gliel'ha passata così bene. È in zona cross. Brutto cross, nel suo problema per la difesa. Come Gandalf. Rimessa laterale da posizione avanzata. Ok, organizzati. Dai, che adesso faccio un tiro che faccio una scoreggia, poi divento croccante. Corro, wow! Ah, non era qua. Non so se ce la fai. Ma dove cazzo come ha fatto a lanciarla così lontana? Ma chi volevi darla? Alla presenza rivolevo. Ma perché? Perché? Io pensavo avessi fatto una in profondità per Moro che stava già andando. Buona. Le cose semplici. Infatti, non pugnette. Fato. Bravo, tiralo. O pestalo. Come preferisci. Pippalo. Di pre... Ah, oh, ma è stato no, un fallo. Caratteri, no, è finito il pippo. Grazie Andrea. Le cose semplici facciamo. Tic tic arriviamo in porta, facciamo gol. Ok. Vai. Contro i piedi prima l'abbiamo fatto con tre passaggi rasoterra. A un metro, tra l'altro. Comincia la seconda frazione. Poi succedono ste cose, dici, boh, non so. Palla girata sulla corsia. Non scappate. No, qua è l'unica cosa che devo fare, Corne. Ci siamo fatti. No, ma mi aspettavo che tu andassi sul corpo, cioè facevi la finta di andare in profondità. Sì, come il sciolto. Come Cyberpunk. L'inno del corpo sciolto. Esatto. Certo. Detto TikTok, vale, sì. Che schifo. Testa di pube. Mamma fatto, che fatto, 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 fatto. Anch'io. Io no, anch'io, perché anch'io. Vedo troppo casino lì. Ma che sto... Non andate in centro. Sì. Perché... Ma sì, no, cosa? Dove ci sono i difensori? No, esatto, cioè... Ma mi seguiva, era uno contro uno. Sì. Ma di testa è una lotteria per uno contro uno. Vai nelle zone magari libere, pulite, linde. Mi fa ridere, non ce li lo fare. Io lo so fare, tra l'altro, quella cagata lì. Non la faccio mai perché io lo so fare, mi dimentico. Vantarti? Non lo sai fare, non lo sai. Lo so fare, invece. Mamma, se non lo fai adesso ti permabanno il pezzo. Dall'amoro. Dammelo a me, che lo faccio. Dai... Guarda, ma è rigore. Ma cosa fa? Ci ho fatto da solo. Prendo, Aia, che bacio, Nostradamus. No, è loro. Damus. La rimessa laterale. Ah, cos'era? Fortissimo, Corvo. Oggi sei veramente un infortunato. Però, penso che hai poca fortuna. Bravo, non che sei. Cordia. Guarda, Moro. Oggi Ezra, va bene. Buona. Trezeguet! Buona. Bravo. Finalmente di pancia. Di pregnato. Arcadia, mi sono girato un attimo, ho letto due cose di Arcadia e mi sono girati i coglioni, penso. Tu? Chi è che tu? Chi è che tu? Lu. I. S. Sa. Che storia, ma come ha fatto? E oh! Ma ti sei invernizzi ecco. Questo è. Oh. Esatto. Che sotte! Ma sono prepotenti di brutto sti difensori e non fischia questo scemo. La nostra difesa invece dov'è? Si può dare del coglione all'arbitro, si può? È bannabile da Twitch. Città digitale, no? Profondo interessante. Moro, con Pippi lì o no? Va bene. Prepuz. Dai. Grazie Letizia. Ma una volta che la respingono di testa corta. Era fuori gioco da lì. Grazie alle peace. Grazie Ale. Di do. Cerca la sovrapposizione. Ah, no, shit. Aspetta un attimo. No, li prendo in controsesso. Ma sì, ma gliela dai a loro, capirai che è controsesso. Infatti mi aspettavo. Posto di legno è qua. Tiri. No, ma quello è. Vabbè, ma non è possibile. Oh, buono. Mi allungo. Io sono qua. Ma se. Oh. Tira, cazzo. Non farlo. Sono qui. No. Non proprio bene. Mi sono continuamente spostato per evitare di dar fastidio all'azione. Ma allora, io l'attaccante. Rischiato, avrei tirato lì. Ma era di destra. 68 davanti, di prima. Di destra. Ma guarda. No.
Marco? O Moro, dov'è? No, okay. Hai sbattuto. Ho provato anche a riprenderla con le mie gambe a tenaglia, ma... Da lì può crossare. Tre cazzo! Oh, preso, minchia, ragazzi! Buono. Voglio rifare questo gol, però dall'altra porta. Maro, Maro. Mi stavo grattando le ascelle, scusate. Ah, è giusto che ti prudevano. Il sotto, il fianco petto, come si chiama? Il no, il pettorallo. No, tenuta, ma come ha schizzato? I deltoidi. No, deltoidi sono in alto. Il trigonometrici. Con le spalle deltoidi. Eccoci. Luke. È vero che... No, ha sbagliato. Non so, le, i muscoli delle ascelle, come si chiamano? Sono dorsale. Dorsale, apposta, quelli mi stavo grattando. Uff. Lo sternocleidomastoideo mi stavo... No. Raggiungilo e prendilo. Dove? Col portiere addirittura. Va bene, va bene. Sì, sì. Pensavo non, scappare. Ti, non ti riuscivo a leggere, invece. Ai, ma... Ah, non l'ho capito. Anche perché la, dalla prospettiva sembrava stesse andando verso il centro la palla. Sì. No. È in buona posizione. Tiri 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 tiri. Ma perché mi metto sempre dietro il pezzo? Te leggo. Può colpire da lì. Avanti. Spassala. C'è il pressing. Ha spazio per andare. Un vale qua davanti. Guarda lì. Mamma mia. Il gioco, ma sono fettissimo. Mi sono messo dietro. Si è alzata la bandierina. Cecci. Che tiratura limitata di culo che c'ho. Corvia. No, 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 no. Bravo. Cazzola. Non ferma il gioco l'arbitro. Ma che fa? Ma dalla via. Era lottata, lottata proprio, ma l'avrei data con premendo sei tasti per fare. Ho premuto uno. Grazie Xina la principessa addirittura, grazie mille, 2 euro. Scusate, come mai Korn fa... Ma adesso lo puoi aprire OBS comunque dietro per sentire. Sì, no, però ce l'ho sotto, non le vedo. Oh, io la formazione in anticipo. Perché? Perché se no mi scordo. Bene. Tanto non è che c'è molta scelta, c'ho quei quattro stronzi. Vai. Ce l'ha Castelli. Che fatica, ragazzi. La Renza Castelli. Renza Castelli, è quella di X Factor di 3 anni fa. Disperazione. Che ci guarda più X Factor. Ma 3 anni fa. Infatti era 3 anni fa. Infatti. Differenza di potenza. Era già vecchio 3 anni fa, X-Factor. Io qualcosa di quest'anno in realtà si è ringiovanito, era vecchio 20 anni fa, X-Factor, in realtà. Era interessante 20 anni fa. No. No, no. No, è stato quando ringiovanito totalmente, bro. Non era proprio interessante. Era proprio per vecchi una volta, era, ha fatto la cosa quindi inversa. Quindi era interessante. X-Factor. Ma va, va. Siamo va. Fatti sfuggire il pareggio promesso così. Hanno perso col minimo scatto un match che avrebbero anche potuto... X-Factor penso sia uno dei pochi programmi che va avanti ed effettivamente si è ringiovanito rispetto a quando è iniziato, che era veramente una cagata. Però fa meno spettatori, da quel che mi risulta. Vabbè, perché è andato su... questo è su Sky. Dai. Non è esatto. Sì, vabbè, da quanti anni è che è su Sky? Tipo. No, no, ma c'è stato 2-3 anni fa che era al top. Ho 5 punti. E poi quest'anno, da un paio d'anni, hanno cambiato un sacco di giudici. Poi è successo quello. Grazie, Nico. Poi quest'anno ha dato l'addio a X Factor Cattelan. Quindi adesso andrà ancora più giù. Sì. Ehi, ehi. Come disse, mi sembra. Questa qua era Maddalena. Lo vogliamo dire, da quando è andato via Morgan? Ma guarda, ero solo che contento io. Fate il vostro tutto via perché si era fatto una sua allieva delle Under, tra l'altro. Ah, sì? L'ha messa incinta, non è che... Sì. Morgan. Però... Era fidanzato poi con una di 17 anni. No, beh, non so se era minorenne, però è rimasta incinta, sì, sicuramente. Comunque è negli ultimi 4 anni ha uno share continuamente al ribasso. Sì, perché ma infatti lo fa durare sempre meno. Quello di quest'anno ha durato tipo 7 episodi. La partita non è stata trovazia.
Fammi fare il punto. E poi quest'anno era l'anno che tutti sono a casa. Quello che avresti votato, voti quello che avresti votato. Arrivo, eh. Moro, mi capitanizzi? E ti sto capitanizzando. Grazie per avermi capitanizzato. Non ho punti. Ma non è sempre stato su Sky, non era sulla Rai. Era la Rai. Certo. Era sulla Rai. Moro, non sono ancora capitano, però. No, gli Izzar. Ah, mi capitanizzi? Come si fa? Su ruoli, capitano, io. Dov'è ruoli? Non lo vedo. In alto. A destra, dopo stile di gioco. Oggi per fargli vedere dove era collezioni scene, il giorno su mezz'ore. Dov'è Corn? Oggi sono veramente cieco. Dove cazzo è Corn? Io vedo benissimo. Corn. Dimmi qualcosa in cieco, Luke, sono molto triste. Corn! Io ve lo dico, sto... Slovacco? Anzi no, facciamo fare le scommesse e poi vi dico una cosa. Cosa volevi dire? Oh mio Dio, il mio telefono mi stava partendo dalle mani. Sembrava una saponetta. Altro. Spero perché sono... Zitti, che voglio ascoltare. Secondo me litigano. Oh, sta parlando di lavoro. Vabbè, che ne so. Magari c'era. In quel momento spettegulesco. Quindi Corvo l'ha fatta arrabbiare sul posto di lavoro? Esatto. Ha dovuto cucire una roba colpa a mano dello sdrogo su un giubbotto di pelle, non ha più un dito, poverina. Ah, è che si è cucito il dito, si è cucito. Violenza domestica. Rimasto lì, Perché cucito a mano vuol dire che ci metti un pezzo di mano. Esatto. È stata costretta forse. Vuol dire che anziché l'ago metti la mano direttamente. Metteva la mano, violenza domestica. La temperi. Adesso la persona che lo indosserà avrà il dito di... Sì, sarà macchiato di sangue, quindi. No, il dito sul cuore. Può essere che sia macchiato di sangue perché si è già bucata due volte nel cucino. Si droga. Esatto. Si è fatto due pere. Per riuscire a finire il lavoro in tempo. Quindi. Comunque, la cacca. Ho visto che la votazione è terminata. Io ve lo dico, per questa partita ho messo rigorista Moro. Cazzo. Non ci stanno capitando rigori da secoli. Questa è la volta buona che ci capita. Al massimo li procuro io i rigori, non è che... Agli altri. Davide, ma come ti permetti? Che ha detto? Io non vedo. No. Ho messo conto. Sto sistemando una prostituta. Ma che dici? Oddio, caga la nostra. Ma cosa sta dicendo questo imbecille? Cosa dice? Sto aggiustando un problema. Che è? Valle che vale. Come si dice? Numero perfetto vale insieme vale. A voi. Adoro il treno Mark. Grazie. Faccio un tiro. L'anime. Piace. È un manga. È uscito il manga del treno Marco. La sigla del edito dalla Tunue. Anime style. La sigla del treno Marco? Sì. Tipo Jojo, però col treno Marco. Sarebbe bello, effettivamente. Sarebbe bello. Non possono essere sempre così le maglie. Belle diverse. Cazzo, bianco e nero, che tristezza. Appunto, ma bellissima. Ma basta. Basta perché? Io voglio il colore, voglio. Sono sempre colori, comunque. No. Ma basta, sono i colori più belli, più chiari. Il bianco e il nero. Tifo. Bianco no, o nero? Cos'è? Guarda, guarda caso ci vestono i carcerati con sti colori. Perché così si distinguono bene. Perché sono pericolosi. Esatto, vedi, quindi va bene. In realtà... Sono pericolosi, in America, ho detto la parola giusta. Non si possono... L'hanno dedicata a Trump. Non si possono mimetizzare. Sono portati avanti. La mette in mezzo e loro fanno il prostesi. Le zebre. Occhio. Ho visto andare un po' troppo a treno. Mi è sembrato un tiro... Un po' pretenzioso. Bravo, era proprio quella la parola che cercavo. Grazie, signor Vanichelli. Ma che ha fatto? Saltino, una piccola dance. Quasi, pappa! Hai fame? Mangio. Uno ceggio! Non ha fatto contatto con la palla. È vero, quella del pippone c'era, come quella del signore degli innocenti. Che era attacco di giganti, immagino tu volessi dire, però... Non c'era una parola giusta, ma l'ho capito incredibilmente ormai dopo anni. Però veramente, Moro, quanto mi devi leccare? Cioè, ho capito cosa volevi dire, hai sbagliato ogni parola. Ma come anche stamattina è successa la stessa cosa. Ma ormai, cioè, quando parliamo, diciamo cose completamente sbagliate, ormai non ci correggiamo neanche più. È la nostra normalità, quella. Capiamo. Ma anche voi in chat, sono sicuro. Ma perché questa è comunicazione, non è...
correttezza ortografica. No, bene, allora, avessi visto l'ultimo difensore, non te l'avrei data. Non è che hai fatto un errore ortografico a dire Silenzio degli Innocenti. Vedi, tu non capisci. No, io no. Tu non capisci. Ma infatti non sei del club, tu. Non c'è bisogno di usare le giuste parole per esprimere un concetto. Esatto, questo è il nostro ormai filosofia da anni. Sì, poi noi ne abusiamo decisamente. Ostia, troppo. No, Era 4 contro 2, scusa. Okay. No, ma era davanti. Tutti appassare sulla rimessa, dai, niente. No, ero impaurito. I difensori se li era anche bruciati e che ho tirato, puntato troppo. Il mio mantra ormai Oppio. È, ma le frasi fatte ci sono, ma non va bene, facciamone altre. Ma tanto, anche quelle fatte le ha create qualcuno da zero. Quindi... Esatto, infatti, voglio dire, perché non se le... L'italiano corretto, altri? Qualcuno l'ha reso corretto, prima magari era scorretto, o non esisteva. Era volgare, non esisteva. Era volgare, vedi, adesso volgare se dico tette, ma se io voglio dire tette in italiano corretto... Non è vero, comunque. Cosa? Attenzione perché... Il gioco. Tette è volgare, tette. No. No, sì, beh, non è seno. Seno penso sia il termine. Che ma, più che, ma non è neanche volgare, è dialetto. Cioè, no, è volgare nel senso non volgare come del sì, sì, esatto. È del posto. È il linguaggio del pueblo. Bravo. Era per Mauro. Gli rubo la macchina questo qua io. No, dai, perché se devi andare al... Bravo. Saxofono! No! Perché a metà in italiano... Vi immaginate, ragazzi, il saxofono, che è un sassofono a forma di penna. È quello di Fausto Papetti. Chissà dove soffi. Nel freno. Lo... Attenzione! Attenzione! Tripudio di Xeni! No, non sono così male. Che ridere quando facciamo le stupidaggini, era ragazzi. Era un coronaggio quasi, sì. Però eri troppo convinto. Piripipero, pipiripipero. No, infatti non era voi vi siete sentiti, visto che oggi per un attimo la chat era solo signorine, voi vi siete sentite colpite dal tripudio di Senni? No, perché è una parola, non era volgare. Se tu vai nel dizionario su Senni, probabilmente c'è scritto volgarmente tette. Può essere, certo. Tetta. Tette. Tette. Seno. Tetta. Enoteca. Tette. No, seno e tetta. Segni. Tette. No, seno e anche entrambe. No. Ah, ma quella è una figura. Seno è una parola singolare. Retorica. Ragazzi, esatto. Guardo con un occhio una... solo, Non me la aspettavo. È una singolare, però... Una... Vado. Bravo. Però come si dico pantaloni, non è che... Ma mi stempio! Con una pistola! Segno bravo! Ma fanno la moto! E non ho la ragazzi, la convergenza. Cacao. Non vedo la profondità, ragazzi. Il seno è l'apparato mammellare, in teoria. Mammellare? Si dice così? Ma è uno? No, Marco, mammare, no, però... Io mi guarda che... Quel... Che ne so mammifero. Io lo chiamo, vieni qua. Non è che... Cos'è, un cane? No, nel senso, a me. Vieni a me, col, io con la potenza delle braccia. Era fallo, ma c'è il vantaggio. Difesa lenta, rientrare. Un seno non è una tetta, è... Entrambe, non credo. Ma no, è una. Non so, io mi sono perso. Quindi giocherò. Aia! Allora, giusto, giusto. Ma la mamma di questo è Notre Dame. Pista gol. Niente. Aspetta che ti vengo incontro. Aspetta, che ha giusto lo cura. E quindi Seni non esiste? Perché il reggiseno non è il reggiseno. È il reggisenus. Ma no, allora no. No, ma non era quello che doveva succedere. Non era quello che doveva succedere. Al massimo tiri quando te la crossa al volo, non è che la stoppi e poi tiri. Cioè, cosa vuol dire? No, per quello perché c'ho 90 milioni di tiro. Che paura. Esatto, i segni sono quattro tette. Sono almeno quattro tette. Minimo. Timperi, timperi. Che Tiberio, ma cos'era? Timperi, timperi. Lo prendo io. Va bene. Fallo con Vacca. Fallo con Vacca. Buon intervento di Gianluca Vacca. Per Marco. Fammi vedere. Te ne prego, non si ma può. Allora, sei il seno e entrambi. Sì. Per dirne una sola? Il seno. Sen. Quindi può essere tutte forse e due? Tetta non è volgare. Sì, sì. Secondo me può essere tutte e due. La mammella. Cioè, il seno è il seno. Cioè, un seno e il seno. No, e Seni, ma Seni l'ho sentito io però. È il paio di mammelle. Plurale. Forse. Plurale Seni. Oppure l'ha inventato il popolo, no, ma non esiste. Il plurale di Seni è almeno quattro tette sono. Quello è un paio. No.
un paio come di seni. I pantaloni è un paio di pantaloni, però sono due gambe. Ma un paio di seno sono due, cioè mi sembra brutto da dire, poi magari un paio è giusto. Di pantaloni, ma un anche paio un di pantalone, seni sono, ad esempio. Almeno otto tette, quindi. No, non mi piace. Ma forse questo. Seni, per dire un paio di seni si può dire. Ma sì, ma secondo me se uno mi dice un paio di seni, a parte che perché dovrebbe dire, però un paio di seni penso a due tette io, devo essere io sincero. Io penso a quattro. Perché un paio di, perché se mi dovesse dire no, non lo so, perché in realtà si direbbe uguale, quindi non lo so. Si dice il seno e basta, ma infatti si direbbe credo, uguale. Credo per dire una tetta, credo il termine sia una mammella. Ragazzi, non importa, l'importante è no, perché il, quello è solo premerle, Marco. Come premerle? No, premerle. Ah. vabbè, ho detto quello, ho ripetuto. Capito, non è... la cosa è una grume. No, vabbè, però ho detto in maniera... Che schifo, cosa? Ma sì, ma parlavo... io ho pensato ancora peggio. Parlavo di passione, quindi ci sta. Adesso tu me l'hai descritta proprio. Ho pensato proprio... Scusami, nel momento della passione, cosa fai? Le accarezzi, gli dici la nonna nana, io mi vomito addosso. No, che schifo! Marco, smettila di parlare, per favore. Ma non c'entrava con l'argomento. Ma mi fa schifo il seno ora. Ma non ho detto sul seno, mi vomito addosso. Non un vomito addosso al seno. Ma nel mentre. A parte che anche tu l'avrai fatto con la tua mamma, prima, sicuramente. Aspettato. Cosa, vomitargli sul seno? E vai, da piccolo, ecco, che ne sai. Ora, metti center. Che bimbi maleducati. Non è che da piccolo avevo... Cioè, cos'è? Porca miniera. Senza problemi. Mi è passata un palmo. Oh, sì. Oh, comunque, nel momento di passione, non è che gli canti sì. La ninna nanna. C'è peggio il suo seno! E su. No, vabbè, per dire. Hai capito, nel non senso, è che. Castaway. Adesso era per dire. Neanche lo fai diventare viola. Ma no, quella è violenza. A parte che c'è gente che piace comunque. No, le violenza. Sì, ma no, a prescindere, è meglio chiedere prima. Ah, ma quello della base, perdonami, quella è la base. La dammo per scontata. A parte, che no, più o meno. Cioè, mi immagino nel lato. Posso? Sì, eventualmente lì in amministrazione. Ma chiedi? Ma immagino allora. Che libido, però. Diciamo che se c'è una circostanza per cui l'altro è il mio partner, siamo partner e siamo oppure... ci stiamo cominciando, non è che gli dico lì dall'amministrazione in alto. Posso svizzare? Sì, eventualmente posso se prendo l'ascensore. Oppure prima vi mettete d'accordo con la safe word. Ok, allora si fa... No, posso svizzare? Fa un contrattino... Te ti metti d'accordo se non dico calcestruzzo, vuol dire che stai facendo come qualcosa fai? Che non mi piace. Ah. Alla vecchia maniera, via. Lo sollevi e via. Altro che permesso. Ma che cazzo di errore? Non sei sincronizzato, no. Mi riporta al menu. Ma FIFA come merda. Si scrive, veramente. Ma veramente. No. Dove la do? Cioè, mi tutti in mezzo, area. Però. Questo l'ha data, Vabbè, ragazzi, io sono passionale. Cioè, ci pigli pu culo e inizi con le. Io, ragazzi, mi metto l'elevazione. È lo spazio, è lo sterno, quindi. Il seno, ah. È il, sì, è l'apparato proprio. No, dicono che lo spazio tra... Come siete prendati da X-Factor? In effetti è vero. Balla, 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 balla come il pappo. Sto facendo salire. Ma non fanno! Io vi spacco. Quindi ma già che morro no. Il seno. Sì, ma prendila però. Ah no, ok. No. Moro. Ah, sono io, Moro. Sei tu, sì. Vuoi. Sei tu, Tedesco? No, perché? Non lo so, era per Liezer in realtà, però è nostra. No, Liezer non lo è comunque, ha detto. Metto un po' di non lo so, quasi, quasi. Era un filtrante, non ho ben capito. Come ha fatto? Come ha fatto? Chi è? Karate Kidis? Marco? Sbuttala! Sì, ma fai che è successo? Fai. Ma guarda che sei proprio ballamo. Stupido! Madonna. Non è già ammonito! Non è fallo? Ok! Morre... Nonno felice! Abbiamo nonno felice! Nonno fucile! Che fastidio che passa attraverso! Affanculo. No! Sì. Carglass ripara e poi prostituisce. No, è vero. Doppia attività Carglass. Non è vero. Un saluto agli amici di Carglass. Certo. Chiamate Fornica Kafka. Stavo pensando anch'io. Ma dai. E quindi? Io già non vedo. Oh!
Sotto. Però... No, basta avere le olive. No. Mostrarle a tutto il mondo. Le olive, il nonno. No, corre. Ma Careda. Pimpiri. Potevano essere in vantaggio. Per Catufazzo, tanto. Vado in mezzo, vado. Buona! Luca Darko, su assist di Luca Darko. No. Ma che dolore! Oh mio Dio! E niente, cambio. Carriera finita, Sium! Se non la vita proprio. Tu piace un pitch, eh? Non dire impossibile, recuperare. Buona l'intuizione qui. Che t'ho dato? Allong! No, mi butto! Bravo. Che azione, ragazzi, che azione. Rivediamo il gol. Oh, scavetto. Bravo, Moro. Grazie, delizioso. Ti spacco a te e a bimbo merito e merito. Andiamo a Cesare quel che di Cesare. Questo è un po' più senatico. Ferma tutto il difensore, bravissimo qui. Entra sul pallone e concede la rimessa. Tremone. C'è pressing sul portatore di palla. Sono due, eh. L'ho detto proprio scandito. Sì. Che poi effettivamente da un'altra parte vuol dire un'altra cosa. Ehi, cosa vuol dire? Io so solo uno che si tocca. Eh sì, ma se tu ci pensi, in milanese vuol dire tre snack. È vero. Ehi, cosa scandito? No, Tremone. No, tre con lo spazio. Ma a parte che Mona a Milano non si dice comunque. In Veneto. Non so bene cosa è successo, però. Sì, volevo dire. Dai. Ma dai, è l'anagramma di Mattia. A parte che neanche in pugliese è Tremone, ma è Trimone. Tremone. No, ma dipende da quale Tremone. Da quale box sei nella Puglia. Forse è vero. Magari c'è chi ce n'ha di più e mette tre. Ma in realtà perché non dovresti proprio dirla, è Tremone. No, ma dipende dalla zona in cui sei, dal tavoliere delle Puglie. No, ti trovi. È fucilata. Questa la ficco. No. Raffaella? No. Troppe C. Bravesciata. Allora io vorrei dire che questo che è finito corner era un tiro. Era Carlo Bravesciata. Sì, ma me l'ha deviato il difensore. Corner. Anche dietro. Calzini pieni di shit. Quasi. Quasi arriva il 9. Bravo Luke, picchialo. Ancora differente. L'artiglio che puzza. La cacca che schiaccia. Anche nelle ferite del protone. Vado. Buona. Bella. Uno dei due. Non pensavo fosse così veloce la palla. O tu fai così lento. E che ha fatto? Scusa. Gran palla in mezzo. Ero già contento di averlo ucciso. Mi sembra veramente duro. Okay, questo è fernuta. Dai, forza. Raga, bella. Bro, fratom. Io Robo Warrior l'hanno rimandato di un bel po'. Aspetta che... Ho preso un muro, fratelli! Ma porca... Dai! Mi ha battuto. Mi ha battuto. Io ci ho provato. Ci ha creduto più di me. Finalmente pago il sì. L'hai pagato prima, Vex. Comunque, ragazzi, io vi sfido... Mi ho dimenticato che ero io. No, beh, forse era alto quanto me, ma a me sembrava un po' più piccolo. Calamari, Luca, sei per me. Numero uno. Scusate, grazie, Crax. Come Bettino. Grazie, Crax. Mancherà un punto per evitare la retrocessione. Quante partite, amici, questa sera è finita. Oh, questo tre. Questa sera è fernuta e... Vabbè, dai. Vittorie, due sconfitte. Va bene. Facciamo finalmente qualcosa, ragazzi, che può starci, dai. Moro, sei stanco dopo stasera? Sì. Io non ho ancora dormito e ho tre ore di sonno. Alte fecisti. Ci vediamo domani con un farming. Domani mattina c'è Farming Simulatore. Esattamente. Quindi adesso vi lasciamo da gatto e gli dite... Tremone. No. Cosa gli dite? Potete dire... Beh, però con lo spazio. No, neanche. No. Seno o seni, ditegli così. Certo. Fai un ride, aspetta e termina la live. Ciao.
Ciao.